Buongiorno ragazzi, in questo video andiamo a risolvere un problema di calcolo delle probabilità. In particolare vediamo un quesito di un vecchio esame di maturità, il quesito 4 del 2016. Il testo dice: un test è costituito da 10 domande a risposta multipla, con 4 possibili risposte di cui solo una è esatta. Per superare il test occorre rispondere esattamente almeno a 8 domande. Qual è la probabilità di superare il test rispondendo a caso alle domande? Allora, vedete, in questo, che come vi dicevo è un vecchio quesito d'esame, dobbiamo andare a considerare un approccio classico del calcolo delle probabilità, che è quello delle prove ripetute di Bernoulli. Vi ricordo che la formula delle prove ripetute di Bernoulli è questa, vedete? Il coefficiente binomiale n su k per la probabilità del singolo evento alla k per il suo complementare 1 meno p alla n meno k. Cerchiamo di capire meglio la formula e come andare ad applicarla all'interno di questo esercizio. Vedete che noi abbiamo un problema in cui dobbiamo rispondere a 10 domande. Queste 10 domande saranno le 10 prove ripetute di Bernoulli. Ognuna di queste domande ha una probabilità, diciamo, di risposta esatta, ovviamente un quarto, e quindi di risposta sbagliata, tre quarti. Questo lo capiamo semplicemente dal testo nel momento in cui mi dice rispondendo a caso alle domande. Quindi noi possiamo dire che le quattro possibili risposte alle domande che ci vengono fatte sono tutte equiprobabili. A questo punto dobbiamo andare a considerare che le risposte alle domande sono tutti eventi indipendenti tra loro. Il fatto che io risponda correttamente alla domanda numero 3 non ha nessuna implicazione sul fatto che io risponda correttamente alla domanda successiva. Ed è proprio per questo che abbiamo quindi 10 eventi tra loro indipendenti che si vanno a considerare uno alla volta. Quindi è proprio il caso delle prove ripetute di Bernoulli. Il problema ci chiede qual è la probabilità di superare il test, quindi di rispondere esattamente ad almeno 8 domande. Questa parola almeno è molto importante nella logica dell'esercizio, perché significa che il test sarà superato se rispondiamo a 8, a 9 oppure a 10 domande. Quindi nell'applicazione della formula di Bernoulli dovremo considerare come n il numero 10, perché ovviamente abbiamo 10 domande in totale. Come k dovremo considerare l'8, il 9 o il 10 a seconda di quante risposte corrette stiamo considerando. Poi del calcolo di p e di 1 meno p vi ho già parlato e dobbiamo semplicemente considerare l'un quarto e il tre quarti. Vediamo quindi come andare a risolvere effettivamente in maniera completa l'esercizio. Noi dobbiamo andare a considerare quindi e calcolare la probabilità di rispondere a un numero x di domande maggiore o uguale di 8, ovviamente risposte corrette. Questo significa che andrò a calcolare la probabilità di dare esattamente 8 risposte corrette oppure esattamente 9 risposte corrette e infine esattamente 10 risposte corrette. Quindi applico la formula di Bernoulli, vedete 10 su 8 per un quarto alla 8, tre quarti alla 2, vedete p 1 meno p, 8 è il k che sto considerando quando vado a calcolare la probabilità di dare 8 risposte giuste. E tre quarti alla 2 perché sto considerando di dare due risposte sbagliate. Il coefficiente binomiale 10 su 8, che si va ovviamente a calcolare tramite fattoriali, è il numero di combinazioni in cui posso dare 8
8 risposte corrette e 2 sbagliate. Quindi devo andare a contare in quanti modi effettivamente posso distribuire in maniera ordinata 10 domande di cui 8 sono giuste e 2 sbagliate. Ad esempio, potrei fare giusto, giusto, sbagliato, giusto, giusto, sbagliato e arrivare fino a 10 risposte. In maniera simile, vedete che poi ho organizzato il 10 su 9 per un quarto alla 9 e tre quarti alla 1, quindi le risposte corrette 9 e una sbagliata. E infine l'ultimo caso, 10 su 10 per un quarto alla 10, tre quarti alla 0, che è ovviamente il caso delle 10 risposte corrette. Osservate che queste probabilità, un quarto alla 8 e tre quarti alla 2, corrispondono esattamente alla probabilità che ha ciascuno di quelle stringhe ordinate di risposte corrette o sbagliate che vi stavo spiegando in precedenza. Quindi, andiamo a fare un po' di calcoli. I nostri coefficienti binomiali, vedete, 10 su 8 significa 10 fattoriale fratto 8 fattoriale per 2 fattoriale. Copio invece la parte, diciamo, di elevamento potenza. Il 10 su 9 ovviamente sarà 10 fattoriale per 9 fattoriale 1 fattoriale e il 10 su 10 ovviamente sarà 10 fattoriale fratto 10 fattoriale 0 fattoriale. Ho usato la classica formula dell'n su k del calcolo combinatorio. Finendo i conti, andate a semplificare questi 10 fattoriali con l'8 fattoriale, svolgete il calcolo, troverete che ci sono 45 possibili combinazioni di queste 8 corrette e sbagliate. Fate il calcolo 1 quarto alla 8 per 3 quarti alla 2, viene 9 fratto 4 alla 10 perché allora, vedete, il numeratore sarebbe 1 alla 8 per 3 alla 2, quindi ci verrebbe semplicemente il 3 alla seconda, che è 9, sotto un 4 alla 8 per 4 alla 2, quindi globalmente è un 4 alla 10. Questo 4 alla 10 lo ritrovo in maniera identica anche nel caso delle 9 risposte corrette e ovviamente anche nel caso delle 10 risposte corrette. Nel caso delle 9, vedete sopra 1 alla 9 per 3 alla 1, quindi semplicemente questo numero 3. I coefficienti binomiali, questi sono più facili da calcolare, 10 su 9 corrisponde a 10, 10 su 10 invece ovviamente mi dà come calcolo soltanto 1. Ora svolgete questa somma, trovate questa frazione come risultato finale del calcolo della nostra probabilità, vedete che è un numero molto piccolo, in particolare 4,16 per 10 alla meno 4, quindi abbiamo un ordine di grandezza addirittura meno 4. Questo significa che rispondere a questo test a caso, diciamo, ci dà una probabilità molto bassa di riuscita. Quindi vedete, in questo modo si completa questo esercizio che è un buon esempio di applicazione del calcolo delle prove ripetute di Bernoulli, in cui vedete abbiamo avuto la corretta applicazione della formula e la corretta interpretazione della parola almeno. Noi stiamo calcolando la probabilità di rispondere almeno 8 domande, quindi questo maggiore o uguale deve essere rivisto come la somma di questi tre possibili eventi. E questo conclude l'esercizio e lo svolgimento del problema.